siamo arrivati ufficialmente a Pasqua e hanno messo una skin veramente incredibile. Un personaggio con la testa fatta a uovo di Pasqua. Quindi voglio immediatamente un pollicione in su, commentare, iscrivetevi alla campanella, il codice creatore sta per entrare nel negozio. E vi auguro una buona visione. Ragazzi, questo è Happy e bentornati in questo nuovissimo video della serie di Fortnite. Avete capito molto bene, eccolo qua, Hopper, che non è altro che un ladro vestito in stile caramella, ma negli stili sbloccabili c'è anche la testa da uovo. Controlliamo di avere il codice creatore Stepney, eccolo qui, accettiamo e lo compriamo immediatamente. C'è anche la Bold Bar, che fa, gliela lasci lì, un piccone nuovo fa sempre comodo. Anche lei va avuta aiuto. Gli cambiamo immediatamente lo stile e gli mettiamo la testicina da uomo, andiamo subito a giocare. Dai, eccoci. Ma sempre così. Ci siamo. Aggiornamento compiuto. Andiamo immediatamente in partita. Io direi di fare un giretto a Dusty Divot, che a Borgo Bislacco potrebbe essere troppo pericoloso. Col sacchetto col coniglio sopra, bellissimo. Non facciamo subito una figuraccia, mi raccomando. Uno è qua sotto di me addirittura. Occhio step. Fucile a pompa, ok, questo si può usare. Pam! Vuoi lei bere? Uno è stato fatto fuori. Anche l'altro, let's go. C'è qualcuno laggiù in fondo che vuole fare il fighetto. Io lo ammazziamo. Ciao. Oh, quanto sono forte. Due scudini e si parte subito. Andare a ucciderne altri. Siamo a 3 kill, raga, non male. Sarebbe figo vincere la prima partita del giorno. Io ci credo. È sopra di noi. Mori, vai, amico. Basta distrarsi un attimo e fai una finuccia. 4 kill, questo qui sembrava anche in gamba. Però si è distratto e l'abbiamo fatto fuori. Ci sono delle sparatorie qua dietro. Ok, direttamente alla casetta. Uno dovrebbe essere caduto e secondo me non ha molta vita. Laserato completamente. No, l'hanno ucciso! Non ci credo nella vita mai. Che pizza. Aia, scendiamo. Siamo nei guai. Guai molto grossi. Aiuto. Ehi là! Pensavi di fregare Stepney. Mi hai pure rubato la kill, disgraziato. E invece sei morto. Sì, così. Meno male avevo tantissimi materiali farmati. Adesso devo andare in zona sicura. Ho 5 kill, mancano 23 persone. Devo trovare un medikit o sono un nuovo morto. C'è una sfera da qualche parte. Dov'è che sta andando? Ehi là. C'è un tipo sopra di noi che è messo maluccio in questo momento. Sta anche arrivando altra gente. Sono appena incastrato sull'albero, ragazzi. Pensate che goduria, vero? Ucciso. Ok, let's go. Dove scappi tu? Sta arrivando la tempesta, raga. Siamo nei guai. No! Con un arco? Davvero? Un'altra persona ancora aveva 20 di vita. Questo muore dalla tempesta. Cioè, questo muore tra 3 secondi. Guardatelo. No, vabbè. Questo è arrivato da dietro. Nessuno sapeva della sua esistenza. Stava andando tutto bene, ma se non trovi neanche delle bende, ovviamente fai una brutta fine. Cioè, uccidi 3 persone e nessuna di loro ha delle cure. Come fai ad andare avanti? E allora io me ne vado a Pinnacoli Pendenti. Un uovo di Pasqua a Pinnacoli Pendenti. Sarà divertente. L'atterraggio è anche molto buono. Siamo probabilmente i primi ad arrivare, i primi ad atterrare sopra. Non c'è niente. Strano, quando io arrivo in cima, ti pare... di vita. Non perdiamo subito calma e concentrazione, che sono due fattori molto importanti, e andiamo a Paradise Palms. Mitraglietta, AR, pozioni trovate. La vera domanda è: dove sono tutti quelli che stavano atterrando qua? Sono spariti. Un casino qua giù in fondo. Ciao. La mappa del tesoro potrebbe essere molto importante, perché ho già visto che c'è un rift to go nei paraggi. E poi tutti gli altri sono magicamente spariti. Mappa del tesoro alla mano e noi ce ne andiamo via di qua. Woo! Tesorino, sto arrivando! Sperando che nessuno ci cecchini tra 3, 2, 1. Ci siamo, operativi. Non male, una bella headshot.
Lo pushiamo, vai, il tipo mi sta antipatico. Devo tirarmi il chug jug, cioè rendetevi conto di questa situazione. Ciao amico. Aiuto. È vero, ragazzi, ma che stiamo dicendo? Phase Clocky? Ma vai a Non compicciamo niente di buono. Proviamo a portare l'ovetto di Pasqua direttamente al picco polare. Patria natia degli ovetti di Pasqua, per chi non lo sapesse. Chug jug subito stavolta, così non si sbaglia. Dammi sto fucile a pompa, su, e fai il bravo. Eccolo là, trovato. Raga, è fatta. Aiuto, sopra di noi. Eliminato. Via via si scappa. Vieni, vieni, avvicinati se hai il coraggio. Ciao amico. Detonato. Via. Preso in pieno con la trappola, raga, sta morendo piano piano. Ci ha trovati, non è vero. No! Non è vero mai nella vita! Devo spararmi il chug jug fino alla fine! 20 aveva! Aveva 20, non è vero! Siamo i re del vulcano, in teoria, quindi non possiamo farci assolutamente spodestare. Diamoci da fare, eh? Assa al volo, mitragliettina presa. Così scendo subito, ho già delle armi, non è affatto male, veloce. Anche la pozione, potrei aspettare. Non la butto, dai, non la butto. Muori, grazie. Uno è andato. Quello laggiù è lontanissimo, quindi forse mi conviene lasciarlo lì. Quello di là invece potrebbe anche morire malamente, per esempio, invece di farci crepare a noi. Ma vaffanculo, va. Me ne vado qua sotto, vicino Sunny Steps. C'è anche la macchinetta leggendaria. Allora, la carabina, l'arco, il chug jug. Beh, direi chug jug tutta la vita. Chug jug, 100 vita e 100 scudo in arrivo. Siamo operativi. Sa che mi conviene andarmene di qua il prima possibile, perché siamo anche lontani dalla zona sicura. Grazie per lo scar, questo è molto buono. C'è qualcuno che ha addirittura preso la sfera. Non mi devo far sentire, raga. Non scappare, dai, vieni qua, bello, via qua. Via qua da Stepney. E pizza. Che devo sempre beccare quelli che sanno giocare, mai un nabbone. Ma dai! Basta! Il mio pompa fa 30 danni! Non esiste al mondo! Andiamo a Pinnacoli, è già da un'ora che sto registrando. Era partito tutto bene, poi io non so cosa succede, impazzisco e va a finire male. Un uovo di Pasqua a Pinnacoli pendente è interessante. Vediamo un po' che cosa combina. Intanto abbiamo un fucile a pompa. Scappando sotto? Dove vai, amico? Ciao, grazie per la pozione a 50, hai fatto bene a non sparartela, come vedi. 100 vita, 100 scudo. E andiamo. Adesso abbiamo anche le cure. Cosa volete di più dalla vita? Ovviamente pushare e ucciderli tutti. Tutti io li voglio, voglio tutte le kill. Uno è andato. Era dietro il muro. No, va bene ragazzi, mi trapassano le costruzioni. Perché non volete più farmi giocare? Cosa ho fatto di male? Ce l'abbiamo fatta! Cioè, vi rendete conto? Non mi fa giocare in solo, ma mi ha trovato una partita dopo 20 minuti nelle solo versus duo. Complimenti. Come se non fosse già abbastanza complicato di base. Allora mi sa tanto che questa è l'ultima partita del video. Sono un ovetto, mi spaccheranno, sì. Ovviamente dove andiamo? A Pinnacoli pendenti, è scontato. Oggi è andata male, raga, mi dispiace. Pinnacoli, c'è qualcuno sopra che ha deciso però di tirare dritto. Non so per quale motivo, sti cavoli. Ehi, l'amici. Uno è morto. Non avevo più materiali! Oh mio Dio, neanche 10! Uccidi una persona e non ti droppa nulla! Speriamo che stavolta funzioni in solo, perché voglio concludere questo video per piacere. La chiudiamo a Pinnacoli, sì, come va va? Ho già visto un'arma leggendaria là sotto. Aspetta, mitraglietta. Ciao amico, muori male. Aveva il P90 il tipo, ok, cavoli suoi. P90 recuperato, così adesso di armi ne abbiamo già 3. E qua sotto, in teoria, P90 bio, leggendario, scusate. Solo mitragliette per step.
weapon. Dai, datemi degli scudini piccoli a sto punto. Magari. Con questo arsenale da battaglia non mi ferma nessuno. Lurpotta, thank you very much. Questa la vinciamo, ragazzi. Easy. Devi stare molto calmo tu laggiù, eh. Guarda là quanto danno mi ha fatto. Mi lasci in pace? Sul serio! One shottato da là dietro! 17 di vita, bastava un altro colpo! E poi muore così a caso. Grande gioco, grande. 4 mitragliette, una epica, una leggendaria, neanche un pompa. Cari amici, stavolta ci hanno rotto le uova nel paniere. Quelle di Pasqua purtroppo non le mangeremo. Spero che il video vi abbia divertito, non so che dire. È iniziato bene, è andato a finire male. Io vi saluto, qua sempre tutto. Ciao! E per spregio ora vado al supermercato e mi mangio un uovo di Pasqua intero.